E con questo abbiamo finito di rigovernare. Ah, no, ma va bene, neanche un grazie, eh. No, no, ma tranquilli, proprio l'ultimo dei servi, manco un grazie, eh. È sempre domenica. Due detti di Gesù nell'Evangelo di oggi, slegati tra loro se vogliamo, ma che sono molto interessanti. Il primo riguarda la proporzione della fede. Se aveste fede quanto un granello di senape, cioè niente, diresti a questo gelso, sradicati e vatti a buttare nel mare. Bellissimo. Questo potrebbe aiutarci a interrogarci su che cosa chieda poi in realtà Gesù, che qualche volta sembra anche quasi il minimo sindacale, ma il problema è arrivarci a questo minimo sindacale. È molto più interessante direi il secondo detto, che parla di un servo. Quale padrone, quando arriva a casa, se trova il suo servo che ha fatto tutto, si sentirà in obbligo di dirgli: servo, adesso passo io a servirti? Fondamentalmente nessuno. Non c'è un padrone che faccia questo. E poi soprattutto quell'ultima frase bellissima: siamo servi inutili. Quando avrete fatto tutto il vostro dovere, dite: siamo servi inutili. Abbiamo fatto solo ciò che dovevamo. Bello questo. L'operaio del Vangelo, colui che lavora per il Vangelo, sa di essere un servo inutile. Non inutile nel senso che fa cose inutili, ma inutile nel senso che non risolve lui tutta la questione della salvezza. La salvezza l'ha risolta Gesù. Servire la parola, servire Gesù, significa semplicemente dire: io porto la mia parte di testimone. Arrivati alla sera della nostra vita, che bello se potremmo dire: ho fatto quello che dovevo. Il non rimproverarci, il dire non sono stato particolarmente bravo, sono stato. No, annunciare il Vangelo è mio dovere. Sono servo inutile, sono servo sovrannumerario quasi, ecco, sono uno dei tanti che ha portato il Vangelo. Penso che questo sia molto bello e molto liberante per la nostra vita. Chissà. Magari ragionando in questo modo finiremmo per non prenderci troppo sul serio, finiremmo per dare il giusto spazio a quello che facciamo. È l'antidoto all'egocentrismo, quell'egocentrismo che ci fa pensare che siamo noi a risolvere tutto il bene o il male del mondo, ecco, come se tutto dipendesse da noi. No, il mondo va avanti, il Vangelo va avanti, noi siamo inseriti in questo. Eppure nella nostra inutilità siamo importanti, perché è anche grazie a noi che il Vangelo arriverà alle future generazioni, o quantomeno senza di noi non ci arriverebbe. Ecco, allora verrebbe così da dire un'inutile domenica, ma no, un'utilissima domenica, e una buona domenica a tutti. Domenica è sempre domenica.